per la partenza della 24 ore. Chi è partito davanti e chi è partito al centro? Nicola, vi siete guadagnati una strepitosa doppia pole position con noi in team. Come è andata lì davanti e poi è arrivato anche il recupero? Eri convinto di finire da solo per tutto il tempo o il sorpasso alla fine te lo aspettavi? Ma diciamo che sono partito abbastanza bene, anche il mio compagno di squadra dietro è partito bene, siamo scappati subito e un po' abbiamo fatto un po' di margine e l'ho gestito durante tutto lo sprint. Allora, margine gestito, chi il margine non lo poteva gestire perché c'era bagarre era Matteo Grassotto per il team Corradac. Corradac porta 4 team, qua sono andati a pescare dove c'era della sostanza. Matteo, dal centro, che cosa hai visto in questa 24 ore dei record? Ma innanzitutto è bello ritornare tra i piloti, oltre che gli organizzatori. Siamo partiti nella 32esima posizione, però c'è stato un intoppo nel partire, che sarà il kart spento. Siamo partiti proprio ultimi, siamo risaliti fino alla quarta posizione, quarta posizione, e quindi dobbiamo ritenerci anche fortunati e contenti. Adesso cerchiamo di mantenere questa posizione, quarta posizione, adesso non lo so perché sono uscito dal box. E la gara comunque è lunga, le cose cambiano, le kart cambiano, il tempo cambia, quindi sarà una bella 24 ore. Perfetto, ragazzi, continuate a seguirci, like e cuoricini.